All'ottavo congresso di aggiornamento professionale del Consiglio Nazionale Forense, tema centrale la riforma e come cambia la professione avvocato. Tra le molteplici novità, alcune sono indirizzate a rafforzare l'impegno dell'avvocatura nella sua funzione sociale e nei confronti dei propri clienti. Primo esempio è l'istituzione dello Sportello del Cittadino, un servizio di orientamento e informazione gratuita nel Consiglio degli Ordini. Si tratta di una delle novità più significative della legge 247 del 2012 che ha riformulato l'ordinamento della professione forense. Viene gestito e regolamentato sulla base di un regolamento uniforme adottato dal Consiglio Nazionale Forense. Una cosa molto importante è evitare equivoci. L'equivoco che lo sportello del cittadino possa costituire lo strumento attraverso il quale la categoria favorisce l'acquisizione di clientela. Lo sportello del cittadino non fornisce nessun tipo di consulenza giuridica, ovviamente. Si tratta di un'attività di servizio svolta gratuitamente da avvocati dell'ordine, per cui non potranno indicare professionisti cui il cittadino deve rivolgersi, né direttamente né indirettamente, né potranno essi stessi stipulare con la persona alla quale danno queste indicazioni, contratti. La nuova legge prevede espressamente l'obbligo per tutti i professionisti di un'assicurazione per responsabilità civile e responsabilità verso terzi. Il Consiglio Nazionale Forense, ancor prima che entrasse in vigore una norma di legge siffatta, aveva studiato il problema e pensava addirittura di introdurre l'obbligo dell'assicurazione obbligatoria come obbligo sanzionabile deontologicamente. Abbiamo concluso una gara internazionale per la scelta del broker assicurativo che è stato individuato. Stiamo adesso studiando le soluzioni pratiche per risolvere il problema. La nostra è una soluzione veramente innovativa perché stiamo pensando ad una polizza collettiva stipulata dal Consiglio Nazionale Forense che garantisca indistintamente tutti i soggetti abilitati all'esercizio della professione forense a costi bassissimi. Stiamo pensando anche a delle forme agevolate, se non gratuite, per i giovani e per i soggetti più deboli, per i soggetti che hanno meno disponibilità economiche, proprio per agevolare in un momento così difficile l'assolvimento dell'obbligo da parte di tutti.